battaglia, insetto miserabile. Ma la prossima volta, Red Scorpio, la prossima volta sarà un incontro nel mio regno, dove io sono il re. Sarà un incontro nella mia giungla. Perché? Perché ci sarà il titolo di campione d'Italia ancora in palio, in uno street fight match. Piccolo insetto, vedremo davvero se sarai disposto a vincere o morire. Io lo sono e lo sono sempre stato. Chiaramente. Oh, sai che c'è? Il suo io voglio dedicare a tutti quelli infami che mi hanno detto: oh Guido, torna a fare le fatture, torna a lavorare in officina. Ma basta che ti dico una cosa e ti faccio capire bene chi è Guido il meccanico. Ho combattuto contro leggende del wrestling italiano. Ho combattuto in un match due infami contro una, a due me ne sono venuti a prendere. E Guido lo sai cosa ha fatto? Non si è mai tirato indietro, mai una volta. Perché Guido è così, cioè mette il cuore. L'unica cosa che mi interessa a me è fare un bucio così a tutti quelli che mi si mettono contro. Ah, voi mi dite devo fare le fatture? Tu vieni da me, vieni in officina. Le faccio vedere, ma qua ci stanno rode belle. Ti faccio vedere come funziona da me. Non ti preoccupare, non ti faccio. Tu vieni. E poi mi viene a dire, faccia e faccia, mi viene a dire: ehi Guido, torna a fare le fatture, lavori in officina, mettiti con la chiave in mano. Sì, tu non ti preoccupare. Un giorno, il mondo del wrestling italiano sarà tutto mio. Diventerà la mia officina. Un bacio infame. Bentornati in questo nuovo appuntamento con Viva il Wrestling. Io sono Leonardo Eagle Aquila. E io sono Stefano The Voice Gabrielli. Ed oggi siamo qui per portarvi all'ingresso direttamente nel ring con lo stesso Guido il Meccanico. Un ragazzo molto molto particolare, dai comportamenti molto molto particolari, un beniamino del pubblico che però talvolta si lascia andare anche a dei, diciamo, a delle azioni molto discutibili e soprattutto molto molto sleali. E soprattutto lui ha un grosso limite, quello di non voler fare per nessun motivo al mondo la fattura ai suoi clienti. Eh già, lo dice chiaramente anche nel suo ring attire, insomma, no fattura, non chiedetegli la fattura e lui non ve la farà, anzi molte volte proprio il non voler fare la fattura è stato, diciamo, il trigger che ha lanciato delle sfide, ne ricordiamo una soprattutto con Shock. Ma sentiamo, Guido ha qualcosa da dirci. Attenzione perché sta arrivando qualcuno. Ma quello è il gordo. Quello è il gordo che vuole dire subito qualcosina a Guido il Meccanico, forse. Sentiamo cosa hanno da dire i due, perché il gordo mi sembra in assetto di guerra. Io voglio combattere con questo qui. No, no,
Attenzione perché il Gordo ha colpito subito Guido Ermeccanico e anche l'arbitro è entrato. Molto probabilmente si va con un match. Attenzione perché Guido Ermeccanico pare non abbia messo a posto bene qualcosa, la macchina, la moto, quello che è del Gordo. Il Gordo ora vuole vendetta e lo fa cercando questo Irish Whip e questi colpi. Attenzione perché, come dicevamo prima, Leonardo, è proprio per una questione di lavoro e di fattura che ancora una volta Guido Ermeccanico è nei guai. Forse Guido dovrebbe capire che non sempre non fare la fattura porta cose positive, come appunto testimonia anche questa chop direttamente sul petto del malcapitato Guido. Eh sì, assolutamente. Quando sento questi colpi contro questo meccanico io mi chiedo sempre, ma non gli conveniva di più rimanere semplicemente in officina? A quanto pare no. Attenzione perché il Gordo è pronto ancora. Ah, un'altra chop violentissima. Guido Ermeccanico sta seriamente pensando di tornare nel suo mondo ideale, che probabilmente non è quello del ring. Insomma, ancora non ha vinto una battaglia che sia una. Giro turistico da parte dello stesso Gordo, che vuole riempire di chop ad ogni angolo lo stesso Guido. Vediamo se anche questa volta questa chop va a segno. L'intenzione almeno sembra quella, e infatti viene colpito ancora una volta. E Guido Ermeccanico le sente tutte queste qua, le sente proprio tutte. Ma vediamo se avrà voglia, se avrà intenzione di colpire in qualche modo il Gordo, che per ora sta facendo tutto lui e va anche per una body slam. Attenzione, ha caricato Guido Ermeccanico ed è pronto, sì, connette questa body slam. Guido Ermeccanico prima subito al petto, adesso alla schiena, praticamente è tutto cotto. Sia davanti che dietro, insomma, non c'è una parte del corpo del povero Guido che ormai si è esente da colpi. Uno, due, soltanto contro i due, perché Guido, nonostante sia stato colpito ripetutamente in varie parti del corpo, vuole resistere e non vuole darla vinta ad un cliente molto molto insoddisfatto. Speriamo per lui che non tutti i clienti siano così, ma attenzione, chop block. Guido Ermeccanico è riuscito a colpire alle gambe il Gordo, anzi nella parte dietro della gamba, poi una testata violentissima. Il Gordo è davvero in difficoltà. Penso che veda più stelle riguardo a tutte quelle che ha visto in tutta la sua vita nel firmamento. E attenzione perché si va avanti, anche colpi di avambraccio molto violenti alla schiena, addirittura anche qualche calcio nel di dietro. Esatto, poi spintoni nei confronti del Gordo, che viene direttamente catapultato al di sotto dell'angolo, dove adesso addirittura sale lo stesso Guido, che nonostante l'imponente stazza fisica è pronto a colpire con questo lancio pazzesco, con questo slam direttamente sul corpo del Gordo. 1, 2 e 3, incredibile, ce l'ha fatta, vittoria incredibile da parte di Guido Ermeccanico, anche che è riuscito a prenderci anche a noi in contropiede, possiamo dire, con questa mossa molto molto pericolosa, ma che comunque è stata estremamente funzionale. Riesce a battere questo cliente insoddisfatto e Guido mette, diciamo, all'interno della sua bacheca una vittoria importante in un momento per lui molto importante per quanto riguarda la sua carriera. Ah, decisamente sì, guarda, mai mi sarei immaginato di vedere Guido Ermeccanico vincere, che siano state tutte queste sfide a forgiarlo. Ricordiamo, contro Shock ha fatto anche un match all'interno della sua officina molto molto violento e pensavo ne fosse uscito abbastanza acciaccato, poi i vari problemi contro Pac e poi il suo match insieme a Giant Warrior, ma che era andato alla fine decisamente male proprio contro Pac, il Cavaliere Nero. E attenzione perché qua Guido ne ha ancora da dire. Però sembra esserci il tentativo di una riappacificazione fra i due, che poi viene accolta dal Gordo e i due si abbracciano. Sembrano aver fatto pace il Gordo, nonostante sia rimasto insoddisfatto del servizio, possiamo dire, a lui riservato in officina. Ora sembra essere abbastanza tranquillo e sembra voler tributare anche l'applauso del pubblico allo stesso Guido. Sì, Guido che però con il pubblico non vuole averci troppo a che fare, insomma, manteniamo le distanze, non si sa mai. E infatti, guarda, scende dal ring e se ne va. Il pubblico però credo non riesca proprio a odiarlo, Guido Ermeccanico. È sempre Guido Ermeccanico. È sempre lui, anche appunto si vede da questo, diciamo, spot con questo, diciamo, tifoso che voleva porgergli la mano. Lui l'ha rifiutata questa mano, però, insomma, ascoltando anche qualche parere più o meno vicino, c'è da dire che, insomma, lui cerca sempre di essere totalmente, diciamo, apprezzato al pubblico, e il pubblico cerca di apprezzarlo.
e siamo di nuovo sul ring. Insomma, vediamo alzata questa Coppa Italia, presentata ormai in diversi show, una Coppa Italia che, lo sappiamo, fa gola a tanti, perché saranno in 8 i lottatori che proveranno a vincerla e sarà soltanto uno quello che riuscirà ad alzarla. Verosimilmente il 2022 sarà l'anno in cui verrà, diciamo così, incoronato il primo vincitore di questo prestigioso e molto molto bello trofeo, che insomma vediamo essere ancora oggi al centro del ring. Ma sentiamo risuonare una musica a noi molto familiare e vediamo infatti che entra e sì, è proprio lui, è Rosselfi. Qualcuno di voi probabilmente l'avrà conosciuto come Davide Rosselli, ma caro Leonardo, ormai non possiamo più definirlo così. No more Rosselli, ragazzi, no more Rosselli, perché ora abbiamo di fronte Rosselfi, questo personaggio simpaticissimo, intento a fare dei Rosselfi, possiamo dire, ogni qualvolta si presenta sullo stage col sorriso sempre stampato sul volto. E devo dire, caro Stefano, che io ancora non ho un selfie con questo grandissimo atleta, però cercherò di rimediare il prima possibile. Assolutamente sì, guarda, ti consiglio di fare un selfie, io devo farne uno nuovo, perché assolutamente c'è bisogno di vedere tante tante fotografie con questo beniamino del pubblico, che insomma, lo sappiamo, trae proprio la sua forza dal fatto di scattare queste foto, di ricordarsi di quanto il pubblico gli vuole bene, ed è davvero un bene genuino, insomma, lo possiamo vedere. È vero che qua è un po' l'idolo di casa, però abbiamo avuto testimonianze un po' da tutta Italia di quanto si vuol bene a questo ragazzo. Ogni qualvolta ci siamo spostati per seguire le gesta dei nostri atleti della Viva Wrestling, lui è sempre stato uno degli atleti maggiormente apprezzati dal pubblico, anche per questo suo temperamento estremamente, diciamo, simpatico. Ma adesso ascoltiamo cosa da dire proprio allo stesso pubblico. Buonasera. Ho una domanda da fare a tutti quanti voi. Siete pronti? Sì! Non vi ho sentito bene? Sì! Un'ultima volta? Sì! Siamo tutti carichi! E lo stesso Rosselli è carico per dare l'emozione a tutti quanti voi! Sì! E ho da fare un grandissimo annuncio. Il sottoscritto, Rosselli, parteciperà al torneo della Coppa Italia. In passato, quando era ancora Davide Rosselli, sì, quando era ancora l'anonimo Davide Rosselli, è arrivata comunque tanto così da poter scrivere la storia. Da poter vincere il titolo, ma alla fine non ce l'ho fatta, ma ho una nuova consapevolezza. Adesso io sono consapevole del fatto che con tutti voi, con tutto il vostro sostegno, potrò dire la mia. Voi siete i miei followers, voi siete la mia forza, e quindi farò la promessa stasera. Da stasera Rosselli regalerà le emozioni e vincerà la Coppa Italia! E quindi ufficiale, Davide Rosselli sarà uno dei partecipanti alla Coppa Italia. Ma attenzione, perché risuona una musica a noi molto familiare e mi sa, Leonardo, che sta per entrare uno dei prossimi partecipanti alla Coppa Italia, perché se lui sta uscendo in questo momento è perché vuole proprio farne parte. Eccolo, Nico Narciso. Che atleta, che bello rivederlo, questo ragazzo fantastico, sia all'interno del ring che al di fuori di esso. Sembra essere molto molto carico nel lottare nuovamente in Viva Wrestling, e anche il suo sorriso stampato sul volto nei confronti del pubblico lascia ben intuire il tutto. Assolutamente sì, grande atleta, grande personaggio, che si può andare a contrapporre molto bene tra l'altro con un Rosselfi, che insomma per attitudine, stile e anche per aspetto, insomma, vuole essere un po' un Nico Narciso, no? Nico Narciso adesso chiede anche il microfono e sentiamo cosa da dire. Non avevo intenzione di interrompere il monologo del vostro libro, ma ho sentito parlare di storia del wrestling italiano. Beh, qua c'è una coppa
da contendersi da 8 lottatori, giusto? E qua davanti a voi avete un ex campione italiano nel posto più bello del wrestling italiano, nonché la bellezza di Bene, Nico Narciso! Dunque, senza voler dilungarmi ulteriormente, ti chiedo, dato che abbiamo un match in programma questa sera, sì, questo potrebbe essere un match di prova tra due dei lottatori che saranno in lizza per aggiudicarsi la Coppa Italia che vedete qua. Chiediamo al pubblico magari se questa è la loro volontà. Direi che non c'è altro da dire. Non so se tu vuoi dire. Nicola Ciso, io. Ed è ufficiale, quindi Nico Narciso è arrivato a sfidare Davide Rosselli, l'ex Davide Rosselli. Questo Rosselli quindi al suo primo match, diciamo con questa incarnazione, è pronto a dar battaglia a un ex campione italiano. Quindi insomma, ancora una volta per Ross sarà un bel momento di prova, un bel banco di prova. E mentre si sta per ufficializzare questo match da parte della nostra ring announcer, insomma, possiamo anche pensare un attimino a quelle che possono essere le strategie di questi due. Credi che ci sarà una battaglia equilibrata? Credi che ci sarà soprattutto una battaglia pulita? Come la vedi questa sfida tra i due? Allora, io stravedo per Nico Narciso dal punto di vista tecnico, devo essere sincero. Però secondo me questa nuova personalità di Rosselli li porta anche abbastanza bene. Cioè, secondo me gli ha dato anche una buona dose di fattore C, possiamo essere sinceri. Sì, probabilmente sì, non l'avevo ancora guardata in quest'ottica, ma devo ammettere che in effetti anche un po' la spavalderia, no? Anche un po' questa sicurezza ti porta in qualche modo ad aver voglia, sempre più voglia, di vincere questa contesa. Infatti vediamo che si sta anche preparando per tutto quello che è l'insieme, la cerimonia iniziale. Vedi anche Nico Narciso che guarda il pubblico pronto, intento ad affrontare il suo avversario. Sarà una battaglia molto interessante, dico la verità, sono proprio contento che abbiano deciso di mettere in palio insomma questa sfida, che ricordiamo è una sorta di preview di quella che sarà la Coppa Italia, perché entrambi i lottatori faranno parte di questa competizione a 8 uomini a eliminazione diretta. Quindi può darsi anche che sia l'unica volta in cui si incontrano, può darsi invece che debbano incrociare le loro strade anche in futuro. Secondo me è molto probabile, anche perché, per quanto mi riguarda, questi due sono fra i favoriti alla vittoria finale. Molto probabilmente sì, proprio per tutte le cose che abbiamo detto prima e che ora sicuramente vedremo anche sul ring, perché non dimentichiamocelo, le parole sono parole, le botte sono tutta un'altra cosa. E le botte sono pronti a scambiarsele dopo questa stretta di mano. I due si rispettano molto, ma adesso non ci sono amici che tengano, un po' come accade qui in cabina di commento frammette. Insomma, quando siamo in disaccordo ce lo diciamo, nonostante insomma ormai vada avanti questo rapporto da varie settimane. Assolutamente sì. L'unica cosa che siamo certi di non fare è non prenderci a botte, perché io perderei sicuramente. Magari a parole riesco anche a vincere, però insomma, con le botte io mi tiro sempre indietro. Non faremo mai un promo allora, però adesso andiamo direttamente all'interno del quadrato e andiamo ad osservare quello a cui si stanno sottoponendo i due atleti, questa presa direttamente sul basso ventre da parte di Nico Narciso, che poi applica delle prese diciamo al tappeto, conteggio di due per quanto riguarda il primo schieramento del match, che però di conseguenza non porta alla vittoria Nico Narciso. Assolutamente sì, però un Nico Narciso molto molto attento va anche a prendere in questa wrist lock il suo avversario, mentre diciamo che Rosselli sta un po' soffrendo, ma decide di andare per l'agilità e per la tecnica anche. Guarda, è riuscito a liberarsi e addirittura a prendere lui stesso Nico Narciso in questa mossa che insomma sta fiaccando il braccio. Ma Nico Narciso molto molto bravo anche in questo caso, riesce a liberarsi e va con questa headlock, una side headlock molto molto interessante. Hai ripreso in maniera ottima anche quelle che sono le mosse di Rosselli, che comunque per quanto mi riguarda all'interno del 2021 è stato uno degli atleti che a mio parere ha avuto uno dei migliori, possiamo dire miglioramenti, scusate il gioco di parole, all'interno del quadrato, come testimonia anche quest'ultima mossa che va a colpire direttamente la schiena di Nico Narciso. Assolutamente sì, anche un inverted atomic drop devastante. Guarda, sta soffrendo quasi quasi anche lui per il colpo che ha subito il suo avversario, e attenzione perché
va ancora una clothesline bella bella potente, e ancora una volta vediamo cosa decide di fare. Va con un elbow drop e a segno, assolutamente sì, 1-2, però non basta. Nico Narciso è ancora più vivo che mai e ha deciso di lanciarsi anche verso le corde per prendere un attimino di pausa. Adesso Nico Narciso però non ci sta più, va bene il rispetto, va bene tutto. Tentativo poi di calcione direttamente in volto che però non va, ancora una volta a segno. Invece va a segno questo colpo direttamente con la parte alta della testa sul mento di Nico Narciso, che adesso deve, diciamo, chiedere aiuto alle corde per sventare qualsiasi altro pericolo. E poi schiaffone da parte dello stesso Rosselfi. Attenzione perché Rosselfi, insomma, sta facendo e sembrano sempre mosse così votate al pubblico, ma sta dando un grosso danno a Nico Narciso. Non va assolutamente sottovalutato, anche se Nico Narciso qua lo colpisce anche un violentissimo dropkick molto ben eseguito. Attenzione, schienamento 1-2, no, solo conto di 2. Nico Narciso però ha avuto un grandissimo movimento, ha fatto questo dropkick davvero molto molto bene, bello alto anche. Sì, 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 l'agilità è sicuramente una delle qualità maggiori di Nico Narciso, e anche questo dropkick che abbiamo appena visto lo dimostra. Intanto poi adesso nuovo calcione da parte dello stesso Nico Narciso, che va allo schienamento 1-2, soltanto conto di 2. Riesce ad alzarsi ancora una volta Rosselfi, che come vi stavo dicendo sembra fare delle mosse così, ma in realtà ha fatto un gran bel danno a Nico Narciso, che ha dovuto usare astuzia e anche un bel po' di forza per riuscire ad avere la meglio. Ed ora attenzione perché lo carica ed è pronto a lanciarlo con questa backbreaker, e ora va anche a fare pressione sul collo per dare questa torsione innaturale della schiena. Lo lancia a terra, va per il conteggio 1-2, solo conto di 2. Rosselfi riesce ancora una volta ad alzare il braccio e a fermare l'arbitro, il conteggio di un arbitro che, lo sappiamo, è inesorabile. Se le spalle sono a terra decreta un vincitore. Però a questo punto Rosselfi, dopo aver raggiunto, diciamo, lo schienamento, averlo sventato, prova lo schienamento a sua volta con questo schienamento che nasce un po' dal nulla, ma riesce comunque a... non riesce a raggiungere la vittoria, ma riesce invece a scaraventare direttamente all'angolo lo stesso Nico Narciso. Poi prende la rincorsa per andare a colpire l'atleta, diciamo, giovane ma comunque molto esperto, che poi con questo enziguri kick va a colpire direttamente Rosselfi, che poi addirittura si lascia andare ad una caduta che fa intuire tutto il dolore provato. Schieramento 1-2, soltanto conto di 2. Sì, direi che Rosselfi sta facendo vedere, insomma, che le ha sentite queste botte, sta cercando quasi nel vuoto un appiglio per tenersi su, mentre Nico Narciso va, si lancia in questo vertical suplex, niente male, attenzione perché lo lascia cadere a terra dopo aver fatto defluire il sangue tutto nella testa di Rosselfi. E attenzione perché Nico Narciso lancia via anche ciò che teneva in testa Rosselfi, e poi prova uno schienamento che per fortuna dell'idolo di casa non va a buon segno, e invece si continua inesorabilmente a colpire Rosselfi, addirittura questo snapmare per lanciarlo a terra. Vediamo cosa ha intenzione di fare Nico Narciso, big boot in faccia. Ora vediamo 1-2, soltanto conto di 2, tanti tentativi di schienamento, lo sa molto bene anche Nico Narciso, bisogna fare la svelta con questo Rosselfi. Nico Narciso che sa che deve fare in fretta, infatti anche infastidito dai continui, diciamo, dalle continue uscite dallo schienamento di Rosselfi, che intanto ora riesce anche a sventare l'occasione, diciamo, di poter essere colpito da un nuovo enziguri kick. Ma occhio, attenzione, che poi viene colpito in pieno Nico Narciso. E adesso occhio perché Rosselfi potrebbe andare allo schienamento vincente. 1-2, soltanto conto di 2. Attenzione perché ha provato veramente forte, e forse Nico Narciso è anche caduto di nuca, perché guardate, si sta tenendo la testa e di solito questi colpi fanno male, non subito magari ma nel tempo. Attenzione perché Rosselli riesce in questo momento a fare questo colpo, questa double extendo, mentre l'arbitro va con lo schienamento 1-2, no, non ce la fa, perché Nico Narciso alza ancora una volta il braccio. Nico Narciso dice no, ho sentito male ma non è abbastanza, voglio continuare questa sfida. Questo fa intuire quello che ti dicevo all'inizio match. Questi due sicuramente sono due atleti che migliorano ogni volta, diciamo, che mettono piede sul ring, e anche il loro scontro fa intuire quanto loro siano bravi e soprattutto resistenti alle mosse dell'avversario, e addirittura quanto siano bravi anche a sventare gli attacchi dell'altro, come dimostra questo elbow drop che dalla corda che poi viene sventato, e poi incredibile mossa da parte dello stesso Nico Narciso, che adesso potrebbe aver finalmente chiuso i conti per quanto riguarda questo match.
viene preso Rosselfi, schieramento 1, 2, soltanto conto di 2, Rosselfi non ne vuole sapere, deve vincere questo match. Rosselfi ha fatto una cosa molto intelligente, non appena subito il colpo ha rotolato un po' e questo ha rallentato probabilmente l'offensiva di Nico Narciso, che non è riuscito a chiuderlo quando probabilmente sarebbe stato letale per lui, e lo va a caricare sulle spalle pronto a colpirlo con un'altra mossa devastante, ma attenzione perché Rosselli riesce a uscire e con questo roll up 1, 2, 3, attenzione, attenzione perché Rosselfi è riuscito a vincere questa sfida contro Nico Narciso, è stato invitato a fare questo match proprio dal ragazzo anconetano e guarda, ha vinto lui, ha vinto proprio Rosselfi. E l'ha vinta anche con quell'astuzia di cui parlavamo, riesce a vincere questo match grazie ad un roll up che sicuramente farà discutere lo stesso Nico Narciso, che è andato davvero molto molto vicino alla vittoria. Non è servito a nulla, diciamo, tutto quello che ha fatto lo stesso Nico Narciso di fronte all'astuzia dello stesso Rosselfi, che comunque dimostra la sua maturità in ring, che sta, diciamo, migliorando volta dopo volta. Eh sì, lo rivediamo anche qua nelle fasi salienti del match, insomma i due non hanno fatto finta, si sono proprio dati battaglia e hanno cercato davvero di prevaricare l'avversario. Ho visto tanta correttezza da parte di entrambi, però tanta determinazione, quindi poteva veramente finire in entrambi i casi. Rosselfi ha deciso, insomma, di stupirci. I due ci hanno stupiti all'interno del ring, perché è stato davvero un bellissimo match, pieno di rispetto, come piace a noi, ma neanche tanto possiamo dire. Però i due si sono veramente dati tantissimo da fare, ci hanno fatti divertire, però alla fine è proprio questo ragazzo qui che ora quasi non ci crede a vincere. Eh sì, era da un po' che mancava una vittoria per Rosselfi, insomma le ultime due volte in cui si è trovato sul ring, tra l'altro entrambe le volte, lo ricordava anche lui prima, per il titolo delle regioni, insomma in entrambi i casi per una ragione o per un'altra non è riuscito a vincere, mentre invece in questo caso, insomma, in quello che potrebbe essere il match della rinascita, ma attenzione, cosa sta facendo Nico Narciso? Va a qualcosa da dire a Rosselfi, che comunque è pronto a ripartire. No, Nico Narciso gli porge la mano, dice: io ti rispetto, quello che ho visto sul ring, quello che ho avuto sul ring insieme a te è stato davvero importante. E infatti i due hanno questo grande grande gesto, guarda, si abbracciano. Bello, bello così, anche se in cuor mio speravo in una nuova scazzottata, devo essere sincero. Tu non ne hai mai abbastanza, mai, eh? Mai. Tu non ne hai mai abbastanza, un po' come il buon Rosselfi non ne ha mai abbastanza di fare una foto con il suo pubblico e, quando si può, anche con gli avversari. E proprio su questo selfie, anzi su questo Rosselfi, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima. We'll be right back.